Buongiorno a tutti, sono Jeanette, la vostra istruttrice di aerobica e anche oggi facciamo ginnastica insieme. Oggi ci concentreremo sul lavoro delle braccia. Prima di cominciare, mi raccomando, sempre consultate il vostro medico curante per non aver problemi per quanto riguardano gli esercizi. Benissimo, allora, oltre le braccia faremo lavorare ovviamente anche gli addominali e un poco anche le gambe. Ottimo, allora cominciamo con il nostro riscaldamento, i piedi un po' più larghi del bacino, le ginocchia leggermente flesse, rilassate, il bacino nel mezzo, il centro ben tenuto, sempre controllato, le spalle sciolte, il collo bello lungo, respirazione, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, l'ultimo inspiro, espiro e giù, benissimo. Adesso riscaldiamo l'articolazione delle spalle, all'indietro, destra, sinistra. Ottimo. Riscaldiamo bene questa zona, lavoreremo anche con il deltoide, con il muscolo delle spalle, questo qua. Ancora due. Bene, adesso entrambe le spalle in avanti. Espiro. Ultimo. Bene, sicuramente sentite adesso questa nostra zona abbastanza stressata. Allora allunghiamo la parte alta del trapezio per alcuni secondi. Questo movimento potete fare in qualsiasi momento della giornata. Se sentite che siete stressati, avete tutta la tensione qua, prendete la testa, spingete giù la spalla e vi allungate. L'unica cosa, non tirare mai la testa, basta appoggiare la mano, non dobbiamo fare danni. Ok, e adesso anche in avanti un poco, anche in questo caso la mano appoggiata e il collo allungato, la parte cervicale. Benissimo, da questa posizione apertura, inspiro, vi faccio vedere dal lato, espiro curvando la parte dorsale e portando anche il bacino in avanti, inspiro, espiro, inspiro, espiro, controllo del centro, risucchio l'ombelico, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, mobilità della colonna vertebrale, inspiro, espiro, inspiro, espiro, ultimo, inspiro ed espiro e un'apertura e sciolgo le braccia. Benissimo, un po' di rotazione giusto per avvisare anche i muscoli delle braccia, non solo le spalle e al contrario, veloci, 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 rotazione, ancora una volta al contrario. E ancora una volta il cambio. Benissimo. Bene, rilassa le braccia, divaricata più larga, piedi extra ruotati, le mani appoggiate, una piccola inclinazione e allunghiamo sia la gamba che il braccio, la spalla verso il ginocchio piegato e cambio lato, lentamente, espiro, espiro. Espiro. Controllo il centro, non mollo mai. Attiviamo ancora un po' le gambe e anche la schiena. Allungo la spalla.
Ultimi 4, 3, 2 e 1. Molto bene, chiudiamo un po' i piedi e dondoliamo su da vertebra a vertebra pian piano. Datevi un po' di tempo per tornare su. Bene, allora a questo punto abbiamo già fatto, ma rifaremo ancora una volta insieme con un piccolo esercizio delle gambe. Metto insieme le mani. Chi vuole, anzi, scusate, ma nel frattempo mi è venuta in mente anche una soluzione che sicuramente peggiorerà un po' la vostra situazione. Allora, prendete l'asciugamano, oppure se avete quella palla Pilates morbida o qualsiasi pallina morbida, però non una pallina di tennis, perché quello non riuscirete mai a premere. Allora, le spalle belle sciolte, i gomiti alzati. Praticamente la spalla e il gomito non è in una linea, leggermente il gomito leggermente più in basso. L'unico motivo è per non sforzare la parte alta, non sforzare troppo il trapezio, perché per quanto riguarda il lavoro dei pettorali cambia poco. Però invece di tenere in alto, se teniamo poco più in basso, qua rimaniamo più rilassati. Ok, detto ciò, i piedi nella posizione di base, nella linea del bacino, e non faccio altro che, con un bel respiro soffiando l'aria, schiaccio il mio asciugamano o pallina, schiaccio bene ancora per 5-6 secondi e dopo, quando ho finito, alzo le braccia e mi alzo sulla punta dei piedi, così fate lavorare anche i polpacci, il gastrocnemio. Importante avere anche i polpacci ben tonificati. Dopo torno giù e di nuovo schiaccio, pettorali piccoli. Schiaccio, butto fuori l'aria, stringo bene l'asciugamano con la forza, con la massima forza. Qua dipende tutto dalla concentrazione. Dopo sull'asciugamano e mi alzo sulla punta, vi faccio vedere, mi alzo sulla punta dei piedi, fate lavorare i polpacci e dopo dondolo giù e di nuovo schiaccio il mio asciugamano, butto fuori l'aria, controllo anche il centro, anche questa volta tengo il centro, schiaccio bene, massima forza. E su, sulla punta, tenetevi equilibrio, più il lavoro dei polpacci, formiamo anche là. Torno giù, schiaccio, forza, tenete, dovete sentire il lavoro, se non sentite niente vuol dire che non schiacciate. E su, sulla punta in alto. Tengo il centro, tutto il corpo in una linea e dondolo giù. Ultimi 3. Schiaccio, faccio lavorare i pettorali con la forza. Tengo bene tutto. E su. Sulla punta mi fermo, cerco il mio equilibrio. Ovviamente se perdete l'equilibrio potete anche camminare, non è un problema. Tenete e giù. Ultimi 2. Schiaccio il mio asciugamano, schiaccio bene. Espiro, butto fuori l'aria. E su. Non so se ho contato bene, ma secondo me manca ancora un giro. Se no, pazienza, facciamo lo stesso ancora un giro. E schiaccio. Stringi l'asciugamano, fate lavorare i pettorali. E su, gastrocnemio, i polpacci. Ok, e giù, benissimo. Allora, l'asciugamano adesso non ci serve, però prendiamo i nostri pesi.
i pesi, oppure le bottigliette d'acqua, oppure i sacchetti di sale, zucchero, eccetera. È importante trovare un po' di peso, un po' di carico. E ci mettiamo in una posizione super comoda sulla nostra sedia. Finalmente un po' di rilassamento, almeno all'inizio sembra così. Bene, da questa posizione, se vedete, comunque anch'io mi sono posizionata davanti, non è che mi metto in poltrona. Le braccia ben estese per far lavorare bene il bicipite, e da questa posizione faremo un movimento complesso. Flessione dei gomiti, da qua giro le mani e faccio una spinta in alto, ritorno giù, rigiro le mani, ai ai ai, ed estendo le braccia. Di nuovo, dopo vi farò vedere anche da davanti. Flessione, giro le mani verso le ginocchia, spinta in alto, tengo il centro, tengo l'ombelico, torno giù, rigiro le mani, estensione. Allora, posizione, cambio un poco e vai. Flessione per il bicipite, giro le mani, deltoide in alto, stringo gli addominali anche in questo caso, rigiro le mani, estensione, bicipite, giro, spalle, torno giù, rigiro e giù. 4. Due volte, espiro due volte con il lavoro duro, una volta con la flessione e una volta con la spinta. Torno giù e controllo. Inspiro e giù. 6. Otto. Nove. Ancora. 10. Dovete sentire le spalle ormai. Se non sentite niente, potete cercarvi un peso un po' più pesante. C'è sempre la possibilità di migliorare, ma per questo ogni tanto ci serve un po' di più carico, più ripetizioni. Ultimo. E giù. Benissimo. Appoggiamo per un attimo i pesi. Se avete lavorato bene, avete sentito qua sul deltoide e anche il bicipite, i flessori del gomito. Bene, per allungarli cominciamo con le spalle, il braccio, l'omero davanti, lascio cadere la spalla, benissimo, tengo un poco e cambio braccio, l'altro braccio, allungo. Perfetto. E per il bicipite invece possiamo anche aprire così. È un movimento che è piacevole, però non è che senza un muro, senza un appoggio non ci basta, ma ci alziamo in piedi, incrociamo le braccia dietro e cerchiamo di staccare le mani, come se volessi staccare le mani. Tiro, 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 rilasso e ancora una volta, tiro, 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 tiro e giù. Bene, torniamo sulla nostra sedia e continuiamo con il lavoro del trapezio, della schiena, la parte alta,
tenendo ovviamente l'ombelico e aggiungiamo anche il lavoro del tricipite, così avremo un po' di tutto. Bene, per farvi vedere, secondo me in questa posizione sarà meglio all'inizio. Ottimo, allora mi siedo anche questa volta un po' in avanti, alle gambe circa 90 gradi, mi inclino in avanti sulle gambe. Inclinazione, praticamente non mi appoggio sulle ginocchia, ma dovete comunque tenervi con i muscoli erettori della colonna vertebrale, tenendo l'ombelico, risucchiando l'ombelico e la schiena bella allungata. Da questa posizione prendo i miei pesi e faccio tiro sui gomiti, i pesi nella linea del bacino. Da qua, bene, ce la faccio. Estendo i gomiti, ritorno e giù. Bene, di nuovo. Tiro su, chiudo un po' le scapole, faccio lavorare il trapezio romboide. Estensione, faccio lavorare il tricipite. Ritorno giù e rilasso. Ancora. Espiro, inspiro veloce. Di nuovo un espiro, inspiro e controllo. Ricominciamo. E giù. Ancora. Controllate tutto il tempo. L'ombelico. Da lì che parte la posizione giusta. Se avete una sedia un pochettino più stretta, ancora meglio. Io devo aprire un po' le braccia in questo caso. Chiudo le scapole, estendo le braccia e torno giù. Ancora, chiudo le scapole, estendo e torno giù. Ultimi 5. Chiudo le scapole, estendo, torno giù. Ultimi 4. Ok, 3 ancora. 2 ancora. Ultimo. E giù, benissimo, appoggiamo i pesi e adesso potete curvare bene la schiena, allungare, allungatevi bene, rilassamento, rilassiamo la schiena, dopo mettiamo le mani dietro le cosce e allungatevi anche qua, tiro, 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 faccio come i gatti, curvo bene la schiena. Ok, e lentamente su mi raddrizzo e per allungare il tricipite, il gomito sopra la testa, prendo dietro il gomito e tiro l'omero in giù. Allungate questa zona qua. Cambio. Abbiamo tonificato bene il tricipite e abbiamo aggiunto un bel lavoro di schiena, così sicuramente migliorerà anche la vostra postura. Bene, sciogliamo le spalle, se vi piace ancora potete curvare un poco con le spalle sciolte. Ottimo, e lentamente su. Bene, da questa posizione torniamo sul nostro tappetino. Eccoci. Bene, e continuiamo il nostro lavoro. Bene, allora. Oggi continuiamo, facciamo ancora un po' di pettorali e dopo addominali, così sarà un allenamento proprio completo, completo. Bene, dondoliamo giù sulla schiena, qua sposto. Benissimo, il tappetino oppure l'asciugamano, potete, mi ha attaccato qualcosa, insomma, potete mettere anche sotto la testa se avete un asciugamano, così è un po' più comodo per il collo, ma se non ce l'avete nessun problema, non è che una cosa obbligatoria. Bene, alziamo i piedi, in questa posizione la parte lombare
si appoggia quasi automaticamente, ok? Alzando le gambe, alzando le ginocchia. Oggi ci sono più animali in giro intorno al mio tappetino. Bene, prendiamo i nostri pesi. Devo spostare, non ci ho pensato prima. Bene, e combiniamo due esercizi, così facciamo velocemente. Facciamo un'apertura, il gomito leggermente piegato, chiusura, e subito dopo il pullover dietro la testa e su. La posizione del gomito e del braccio non cambia, rimane sempre il braccio lungo con un leggero piegamento al gomito. Apertura, chiusura, dietro e su. Quello che dovete controllare tutto il tempo è la parte lombare della schiena. Se tenete la parte lombare ben appoggiata, non potete praticamente sbagliare. Croce e pullover dietro. Apertura e dietro. Se avete due pesi giusti, sentite la fatica. Potete comunque fare anche senza pesi, ma ovviamente se lavorate senza pesi fate più un tipo di lavoro per la mobilità dell'articolazione delle spalle in questo caso. Ovviamente per far lavorare i muscoli ci vuole un po' di peso. Però se volete solo mettere in movimento le articolazioni, allora va benissimo. Ultimi 4. Ultimi 3. Espiro dal basso in su, non vi ho detto, ma spero che ormai abbiate memorizzato un poco tutto quello che vi ho detto prima. Mi sono persa, l'ultimo. Ottimo, e giù, benissimo, appoggiamo i piedi e finiamo con il lavoro degli addominali. Allora, da qua alzo le spalle attivando il retto dell'addome e da qua estendo una gamba e giù, cambio, alzo, estendo l'altra gamba e giù, così attiviamo anche la parte bassa degli addominali. L'unica cosa, espiro dal basso in su. Lavoriamo adesso praticamente diritti, non serve, non c'è torsione, non voglio attivare gli obliqui, ma solamente il retto dell'addome. Ancora, inspiro. Inspiro. Ultimi 10. 10. Sorpresa. 9. Conta ogni secondo. Alzate bene le spalle. 8. 7. Ancora. 6. Alzo bene le spalle, tengo l'ombelico, 5, 4, 3, ormai sentiamo il bruciore, 2, ultimo, e 1, benissimo. Allunghiamo le gambe, allunghiamo le braccia, potete alzare la schiena, allungo gli addominali, lato destro, lato sinistro. Benissimo, tiro sulle gambe, entrambe le ginocchia, appoggio le ginocchia su un lato, appoggio, avvicino le ginocchia al pavimento. E con il braccio e con la testa giro nella direzione opposta. Entrambe le spalle rimangono appoggiate, ma con la testa guardo nella
nella direzione opposta. Le ginocchia avvicinate al pavimento. Cambio lato, l'altro lato, anche la testa al contrario. Bene, un piacevole allungamento intorno alla colonna vertebrale. Benissimo. Lentamente su, metto le mani sulle ginocchia, dondolo, 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 chi riesce oppure a chi piace può dondolare sulla schiena massaggiando un po' i muscoli e lentamente su. Ok, incrociamo le gambe, le braccia abbiamo già allungato prima, dopo tutti gli esercizi, così adesso dobbiamo solo rilassarci, le mani sulle ginocchia, dietro un po'. Alzo la testa, le mani dietro la schiena, allungo un po'. Bene, sciolgo, giro un semicerchio. Davanti, ultimi due, ultimo, alzo la testa, spalle sciolte, inspiro, espiro, inspiro, espiro, all'ultimo inspiro, allungo e giù. E allora abbiamo finito anche per oggi, ci vediamo la prossima volta, vi auguro una buona giornata, ciao ciao, arrivederci.